E schiera tutti da Mox e ben ritrovati qui con noi su HMC Magic Masters. Ragazzi, la top sugli artefatti colorless a costo 1 di Magic vi è piaciuta un sacco e noi siamo contentissimi. Quindi oggi ecco a voi la seconda parte di quella top, ovvero i 15 migliori artefatti colorless di Magic a costo 2. Come al solito, se questa serie di video vi piace, fatecelo sapere lasciando un bel like qui sotto. Arriviamo a 100 like per la prossima top. E diteci anche se volete vedere una top con altri costi di mana oppure con un'altra tipologia di carte. Ma adesso partiamo subito perché sono tante tante carte da vedere insieme. Alla posizione numero 15 incontriamo Chaos Orb. Lo so, è una carta che non è legale da nessuna parte. Consideratela più che altro come una grandissima honorable mention, una citazione necessaria. Perché comunque a livello collezionistico e comunque di fama, di importanza, di livello storico, è una carta molto famosa, la conoscete tutti, ha un effetto molto particolare, dobbiamo lanciarla per aria, lei deve fare un giro su se stessa, se cade e tocca qualcosa quel permanente viene distrutto. Ovvio che per questo motivo non può essere utilizzata da nessuna parte, è un effetto troppo caotico, troppo randomico e decisamente troppo da tutti i punti di vista, ma comunque abbiamo deciso di onorarla e di inserirla in questa classifica. Alla numero 14 troviamo un miniera ululante. Questa carta è veramente interessante, un gran bel peschino, soprattutto perché è colorless, quindi la possiamo mettere in tutti i mazzi, ma ha un grosso malus, infatti dice che a ogni fase di acquisizione ogni giocatore pesca una carta addizionale. Questo le ha fatto guadagnare un posto così basso in classifica. Non avesse avuto questo malus, quindi avesse fatto pescare solo noi, probabilmente sarebbe costata molto più di 2, quindi alla fine, se ci pensate, è anche parecchio bilanciata. Ma comunque avesse fatto pescare soltanto noi sarebbe stata veramente devastante. In 13ª posizione abbiamo Meridiana dell'Infinito. Questa è una carta non molto conosciuta, magari alcuni di voi non sanno neanche della sua esistenza, ma andiamo subito a vederla. Pagando 1 e tappandola ci fa terminare il turno, ma possiamo attivarla soltanto durante il nostro turno. È una carta con un'abilità molto molto particolare, non credo ne esistano poi così tante simili a lei. Immaginate una situazione in cui abbiamo spell su spell su spell, counter, pile su pile, magie stormate, un casino di roba, e noi possiamo tranquillamente terminare tutto, esiliare tutte le magie come se non fossero mai state lanciate, nessuno ha visto niente. È una carta molto utile e molto interessante da utilizzare soprattutto contro mazzi che giocano magari tanti instant. A quel punto, se noi conosciamo molto bene il mazzo del nostro avversario, possiamo andare a volgere le cose a nostro favore facendogli quindi risolvere soltanto le cose che vogliamo noi. Al 12° posto c'è Artiglio di Drago. Come questa carta ne esistono molte altre, un ciclo di artefatti, ognuna con un colore, ma noi abbiamo deciso di inserire questa con il rosso perché logicamente va a contrastare un mazzo, anzi più mazzi, che in tutti i formati sono giocati. Parlo di Burn, parlo di Red Deck Wings, Mono Red Aggro. Infatti il nostro Artiglio di Drago ci permette di guadagnare un punto vita ogni volta che un giocatore gioca una magia rossa. Questo vuol dire che il nostro artiglio ci permetterà di contrastare la veloce perdita di punti vita che quei mazzi ci causano e sarà oggetto da parte del nostro avversario di una non poca preoccupazione, perché dovrà assolutamente trovare uno spacca artefatto, che comunque il rosso ne gioca di spacca artefatti, ma dovrà assolutamente utilizzarlo per l'artiglio del drago. Inoltre, se anche noi giochiamo un mazzo con il rosso, la cosa sarà a doppio favore, perché logicamente andremo a guadagnare punti vita anche con le nostre magie, il che non è assolutamente una brutta cosa e ci permetterà di fare un po' di scorpacciata di punti vita, tenerli lì e star tranquilli. All'11° posto c'è Bomba a Cricchetto. Questa è una carta molto famosa che sicuramente molti di voi giocano nelle side. È una di quelle carte che mette molta pressione all'avversario perché gli fa tenere d'occhio tutti i permanenti sul campo di battaglia. Infatti lei entra, tranquilla, noi possiamo tapparla e metterle un segnalino carica. Tappandola e sacrificandola distruggiamo tutti i permanenti non terra con costo pari al numero di segnalini che aveva la bomba. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi ce l'abbiamo lì, non sappiamo che cosa fare? Vabbè, la carichiamo e lei sta lì, pronta ad essere utilizzata al momento più opportuno. Dovremmo tutti stare all'occhio a cosa giocare, come giocarlo e a valutare quando la bomba potrà essere sacrificata o meno per fare una bella pulizia di campo.
In decima posizione troviamo Ankh di Mishra, è una di quelle carte che è forte in tutti i contesti. Molto molto utile se giocate un mazzo che fa danni molto rapidamente, spesso usata anche in Burn da Legacy e da Vintage, e in Commander fa la sua porca figura. È di una forza spettacolare, a parer mio, per un semplice motivo. Dice che ogni volta un giocatore gioca una carta a terra, l'Ankh di Mishra gli fa due danni. Ma avete capito bene, non sto dicendo ogni qualvolta un giocatore gioca una carta terra non base. No, una carta terra. Pensate in Commander averla lì sul campo, magari il nostro avversario sta rampando un sacco. Quante pigne in faccia sono, ragazzi? Avesse detto due danni ogni terra non base giocata, sarebbe stata forte, ma non così forte. Invece una cosina così piccola, a costo 2, che entra subito e fa così tanto male, anche giocando le terre base, è da fuori di testa, ragazzi. In nona posizione troviamo Cannocchiale Incantato. Se siete veterani del canale sicuramente saprete della mia maledizione, la maledizione del Cannocchiale Incantato. Praticamente lo sbusto ogni volta che si può sbustare e almeno uno per edizione, full art, foil, come vi pare. Vabbè, comunque, scherzi a parte, è una carta molto molto potente, quindi mi sta anche bene trovarne così tanti. Ci permette infatti di guardare la mano di un avversario e di nominare una carta. Le abilità della carta che abbiamo nominato non potranno essere attivate a meno che non siano di mana. È molto simile al Pitting Needle, carta che abbiamo inserito nella top degli artefatti a costo 1. È una carta forte su molteplici fronti, infatti ci permette di guardare la mano dell'avversario e anche di bloccargli una carta, quindi noi saremo sicuri di essere protetti dalla carta che abbiamo bloccato, almeno finché il cannocchiale rimane in campo, e sapremo anche le prossime mosse del nostro avversario perché gli abbiamo guardato la mano, il che ci permette di giocare d'anticipo e di valutare tutte le mosse che potrebbe fare. Non male, direi. Infatti il nostro amico cannocchiale su Arena è stato bannato in Brawl Historic. Strano che non l'abbiano bannato anche in Commander, ma mai dire mai, voglio dire, anche perché è una carta che a turno 2 è spesso risolutiva per quel che riguarda la partita e si fa su. In ottava posizione troviamo Globo del Torpore. Questa carta ha un'abilità molto semplice, chiara e netta. Le creature che entrano nel campo di battaglia non fanno triggerare le abilità. Che cosa vuol dire questo in un gioco in cui il 90% dei mazzi sfrutta gli ETB delle creature in qualche modo? Tutte le nostre strategie delle creature che entrano mi fa triggerare quella cosa, ma io moltiplico il trigger, lo faccio triggerare due volte, addirittura tre, e non si fanno. Non si fanno perché se c'è Torpor Orb in campo siamo tutti qui a giocare un mazzo con degli orsi 2-2 vanilla che non fanno assolutamente niente. Giocavate mazzi con miliardi di pedine che fanno triggerare moltissime cose? Oppure quella creatura che entra e distrugge qualcosa? No, dimenticatevela, a meno che non leviamo il Torpor Orb dalle scatole. In settima posizione troviamo Scettro Isocrono. Questo è un artefatto molto interessante con svariate possibilità di utilizzo. Il nostro scettro infatti ha imprint, ovvero quando entra noi dobbiamo esiliare dalla mano un instant a costo 2 o meno e lo imprimiamo sotto lo scettro. Pagando 2 e tappando lo scettro possiamo poi lanciare la carta che abbiamo esiliato senza pagare il suo costo di mana. E quali sono i tipi di carte a costo 2 o meno in Magic che servono sempre e fanno sempre paura? Bravo! Gli spari e i counter, mamma mia. Poi per carità ce ne sono molte altre, ma perché non avere sempre lì a disposizione una bella counter spell da lanciare quando il nostro avversario sta facendo troppe cose che no, non vanno bene? E a quel punto lui lo saprà che noi abbiamo sempre quella counter spell lì pronta a essere tirata per minare i suoi piani e dovrà giocare di conseguenza e aggiustare un po' il tiro della partita. Oppure perché non metterci un bel lightning bolt sotto lo scettro, eh? Tre danni così, quando ci pare, in modo da poter riutilizzare più e più volte carte che hanno un grosso power level e che possono sempre essere utili in molti momenti. Al sesto posto incontriamo Globo dell'Inverno. Questa penso che sia al sesto posto della classifica, ma credo al primo per le carte più antipatiche di Magic. Perché se è stappato permette ai giocatori di stappare soltanto una landa per turno. E che me ne faccio io di una landa per turno, eh? Winter Orb? Ma se non vi bastasse l'antipatia che già provate per questa carta, da quando esiste il nostro amico Urza Lord Grand Artefice, la sinergia tra queste due carte
arte è talmente perfetta che il vostro avversario odierà se stesso per aver iniziato quella partita di Magic. Perché con Urza possiamo tappare un qualsiasi artefatto stappato che controlliamo per attingere un mana blu. Tappando Winter Orb in end avversaria per prendere mana, al nostro stap sarà tappato, per cui noi potremo stappare tutte le lande normalmente. Veramente, questa carta è odiosa! Odiosa! In quinta posizione abbiamo Monolito Tetro. Iniziamo ad avvicinarci a quelle carte un po' sugose. Vi sento io già dubbiosi. Ma Moxie, ci sono molte altre mana rock, magari anche con lo stesso costo, che magari danno mana colorato e tu mi metti il Monolito Tetro? Eh sì! Perché comunque trovare una mana rock che a costo 2 vi dà 3 mana non è proprio cosa da poco, voglio dire. Però, c'è un però. Ha questo suo grosso malus, ovvero che non stappa e dobbiamo pagare 4 per poterlo stappare. Ricapitoliamo, ti dà 3 mana ma tutti in colori e non si stappa. Devi pure pagare 4 per poterlo stappare. Perché un quinto posto? Beh, semplicemente perché ha un grosso vantaggio rispetto a molte delle mana rock a cui state pensando. Ovvero la sua abilità negativa per lo stap va in combo con moltissime carte che riducono il costo di attivazione delle abilità, dando quindi la possibilità di creare moltissimo mana colorless, anzi potenzialmente infinito. Ecco perché lui è al quinto posto. In quarta posizione abbiamo Sfera Smorzante, una carta uscita relativamente da poco tempo, ma che ha subito trovato la sua nicchia e i suoi cultori all'interno del nostro amato Magic. Infatti è una carta che va a contrastare svariati tipi di mazzi, molto diversi tra loro peraltro. Ci dice che se una landa viene tappata per produrre più di un singolo mana, lei produrrà solo e soltanto un mana in colore, e quando un giocatore vorrà lanciare una spell dovrà pagarla un mana in più per ogni altra magia che ha lanciato in questo turno. Cosa vi ricorda? Quali sono i mazzi contro cui la sfera è molto utile? Ebbene sì, Tron, Locus, ma anche Storm e anche Burn. I primi due sono mazzi che fanno tanto mana, i secondi invece sono mazzi che fanno tante spell. La sfera smorzante in qualunque caso va a contrastarli. E per la sua utilità di essere così risolutiva in molteplici situazioni, ecco che si è meritata il quarto posto. Siamo finalmente arrivati al podio e alla terza posizione troviamo gli Schinieri dei Fulmini. Ma questa carta è qui soltanto perché è forte in Commander? Assolutamente no, questa carta è forte punto. Infatti è un bel equipaggiamento che ci permette di dare velo e rapidità alla creatura equipaggiata e da equipaggiare 0. E non è utile soltanto perché ci permette di mettere giù la creatura, equipaggiarla e attaccare. Gli schinieri ci permettono di aggirare la debolezza di evocazione. Ad esempio, se dobbiamo attivare un'abilità di una creatura che è appena entrata nel campo di battaglia. Le potenzialità di utilizzo degli schinieri sono veramente infinite e tutte molto utili. Al secondo posto abbiamo Scansia di Pergamene. Questo è veramente un peschino col contro, non si può dire su YouTube. Io ve lo ripeto innanzitutto perché è colorless, quindi qualsiasi mazzo può utilizzarlo. Ci permette la nostra Scansia, pagando uno e tappandola, di esiliare un qualsiasi numero di carte dalla nostra mano e di pescarne altrettante. A quel punto noi potremo guardare le carte esiliate e rimetterle in cima al grimorio nell'ordine che vogliamo. Che cosa vuol dire? Vuol dire che a velocità instant noi possiamo tranquillamente, proprio beatamente, rifarci la mano. Abbiamo delle carte che non ci servono, sono inutili? Vabbè, noi togliamole, peschiamone altre e vediamo che cosa succede. Poi se le carte che abbiamo messo in cima ci sono particolarmente scomode, basta avere modo di rimischiare il mazzo, per esempio con una banalissima fetch, per essersi non solo rifatti la mano, ma anche aver fatto un bel refresh delle carte in cima al mazzo e quindi con la scansia andare a cercare quella carta che risolve quella situazione che magari si è creata sul nostro campo di battaglia. E al primo posto, ragazzi, io so che voi state pensando esattamente a questa carta, non poteva che essere lei, Gitte di Umezawa. Io continuo e continuerò sempre a pensare che alla Wizard si siano fatti uno sciottino di Vimbrulè prima di stampare la Gitte di Umezawa, perché questa carta
Era un planeswalker prima ancora che ci fossero i planeswalker, è stato il primo planeswalker. Anche lei è un equipaggiamento e la carichiamo di due segnalini ogni volta che la creatura equipaggiata fa danno da combattimento. No, non mi sono sbagliata, non ho detto una cosa per un'altra. Non deve far danno da combattimento a un giocatore, per esempio. No, basta che faccia danno da combattimento. E cosa succede una volta che noi abbiamo messo sti segnalini beati sulla gite? Possiamo rimuoverne uno e attivare una delle sue tre abilità. Quindi neanche toglierne due per attivare un'abilità, ne togli uno, quindi ce ne sarà sempre uno e la gite sarà sempre carica, sarà sempre tanto carica. E quali sono queste tre abilità? Possiamo dare più due alla creatura equipaggiata fino a fine turno, oppure possiamo dare meno uno a una creatura fino a fine turno, oppure possiamo guadagnarci 2 punti vita. Che cosa vuol dire? Possiamo inciccionire tantissimo la nostra creatura, renderla grossa e temibile. Possiamo dare dei segnalini meno uno per andare a togliere anche le cose che sono indistruttibili. E perché no? Magari stiamo giocando contro un mazzo che ci fa molti danni. Possiamo usare la terza abilità per andare di nuovo a rimpinguare i nostri punti vita e farli tornare a una situazione di piacevole beatitudine. Io veramente continuo a pensare che fossero ubriachi alla Wizard. Bene ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se volete che la serie continui, fate arrivare questo video a 100 like e mi raccomando, lasciateci un commento qua sotto, fateci sapere che cosa ne pensate. Se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi e cliccate sulla campanellina per ricevere le notifiche di ogni nostra nuova pubblicazione. E se volete seguirci su tutti i nostri social, troverete qui sotto in descrizione un link unico che vi porterà a tutte le nostre pagine social. Troverete Facebook, Instagram, Twitch e anche i link dell'archivio mistico, che il modo per ricevere i nostri contenuti extra, previa una piccolissima donazione che ci aiuterà a sviluppare il canale comprando prodotti nuovi, attrezzatura nuova, eccetera, eccetera. Ciao dalla vostra Moxie, alla prossima!